Chiudiamo con il buon gusto lombardo in tavola, di vini e formaggi di Lombardia, un seminario che si è tenuto oggi a Milano, lo ha seguito il nostro Marco De Luca, vediamo l'intervista realizzata con l'assessore all'agricoltura lombardo, Gianni Fava. Allora, assessore, quali sono gli obiettivi di questi seminari? Gli obiettivi di questi seminari sono quelli appunto di far conoscere al mondo il fatto che le eccellenze prodotte dal territorio lombardo e dalla propria filiera agroalimentare di qualità sono tali per essere un biglietto da visita unico del territorio. Noi guardiamo con interesse a Expo del 2015, proprio perché è l'Expo dell'alimentazione di fatto, quindi alimentare l'uomo sarà la nostra parola d'ordine, ma l'uomo va alimentato con qualità. E territori come il nostro, abbinando formaggi lombardi e vini lombardi, sono in grado di dimostrare di non avere nessun timore in termini di competizione con il resto del mondo. I dati sull'export sono positivi? I dati sull'Expo saranno positivi fra un paio d'anni, credo. Adesso noi stiamo occupandoci dei contenuti. Diciamo che il mio assessorato si è occupato solo di contenuti fino a qua. Non eravamo interessati alle infrastrutture o altre questioni che sono gestite da soggetti diversi, più qualificati probabilmente. Noi ci siamo limitati in questa fase a cercare di capire in un Expo che parla di alimentazione e di energia quale sia il ruolo che può avere la Regione Lombardia con le proprie produzioni della filiera agroindustriale. Io credo che il ruolo di Regione Lombardia potrebbe essere un ruolo centrale, primario, e quindi noi stiamo lavorando in questa direzione. Le chiedo una cosa riguardo allo stato di crisi dopo le piogge, insomma, no? È stato dichiarato questo stato di crisi? Ma lo stato di crisi è stato dichiarato, noi siamo probabilmente la regione che ha fatto più di tutto in questo momento, perché non solo abbiamo dichiarato lo stato di crisi, ma abbiamo già avviato anche la procedura per lo stato di calamità e la richiesta al Ministero del riconoscimento dello stato di calamità. Noi abbiamo fatto anche molto di più, perché siamo l'unica regione in questo momento che ha scelto di anticipare la PAC, quindi i contributi sulla politica agricola comunitaria, a tutti gli agricoltori, stiamo parlando di alcune centinaia di milioni di euro, oltre 400 milioni di euro, che avevamo deciso di anticipare nella misura del 50%. Come era avvenuto l'anno scorso, e invece in realtà abbiamo dovuto prendere atto del fatto che oggi ci sia necessità di liquidità nel sistema e abbiamo alzato al 70% l'anticipazione, quindi praticamente daremo con qualche mese d'anticipo tutti i soldi che possiamo al sistema agricolo lombardo. Manifestazioni come queste servono anche contro la contraffazione, far conoscere i prodotti per non prendere quelli farlocchi. Il tema della contraffazione e Italian Sounding sono da sempre un mio cavallo di battaglia personale, la mia attività parlamentare si è svolta un po' su questa falsariga negli ultimi anni. Il cittadino, il consumatore più che altro, ha diritto di essere informato. Se il consumatore fosse informato in modo adeguato, credo che non ci sarebbero problemi per il nostro sistema per occupare nuovi spazi di mercato che oggi sono occupati da soggetti che fanno qualcosa che somiglia a quello che facciamo noi, ma che di fatto non è quello che facciamo noi. Si può fare di più anche a livello legale? Io credo che alla fine in realtà la negoziazione è una negoziazione politica, noi abbiamo bisogno di essere riconosciuti come interlocutori in giro per il mondo e come interlocutori rispettati. L'interlocuzione politica ci porterà ad avere maggior rispetto delle nostre tipicità attraverso le regole, servono regole, un mercato senza regole non è un mercato libero. Però dalla Cina le novità non è che siano molto entusiasmanti per quanto riguarda le regole? No, diciamo che loro hanno un'idea molto precisa delle regole che vanno a loro vantaggio e non quelle che vanno a loro svantaggio, quindi hanno dato vita a questa iniziativa che trovo singolare, che è quella di, appunto, di iniziare a valutare se esistano le condizioni per aumentare i dazi sulla produzione vitivinicola europea e sulle loro importazioni. Noi per questo faremo un po' di protesta vera, tant'è vero che il 21 di giugno i tre governatori delle regioni del nord, Piemonte, Lombardia e Veneto, insieme a tutti i consorzi interessati del settore del vino si riuniranno a Ricca Gioia, all'azienda agricola di Pavia, Torrazza Coste di Regione Lombardia di Ersaf, e in quella sede dimostreranno tutto il proprio dissenso rispetto a questa linea intrapresa dall'Unione Europea. Devo dire che fino a qua il governo italiano è stato un po' tiepido, ci auguriamo che ci segua in questa battaglia.